Buongiorno a tutti. Nella mia corta dichiarazione vorrei evidenziare le ripercussioni sociali e ambientali del denaro odierno e il fatto che l'iniziativa può senz'altro essere sostenuta da tutti i gruppi politici. Il sistema monetario attuale costringe l'economia a crescere costantemente. Dato che il denaro entra in circolazione esclusivamente come debito, siamo costretti a pagare costantemente interessi su tutto l'ammontare dei mezzi di pagamento. Tuttavia, inizialmente il denaro manca e deve ulteriormente essere emesso nuovamente come credito. Si crea perciò una spirale in continua crescita. I debiti e gli averi aumentano sempre di più e sempre più velocemente. Affinché il denaro necessario per ripagare i crediti di interessi venga conseguito, l'economia reale deve crescere, e questo anche indipendentemente dalle necessità reali. Ciò ha gravi conseguenze sia per la società che per l'ambiente. Il pagamento dei debiti e degli interessi ha come conseguenza una permanente ridistribuzione di soldi, da un lato dai debitori ai benestanti e dall'altro dall'economia reale all'economia finanziaria. Siccome il denaro dei ricchi vuole nuovamente essere investito in modo profittevole, la spirale diventa sempre più grande e la forbice tra i poveri e i ricchi si apre sempre di più. Con la riforma proposta viene comunque sdebitata solo la massa monetaria circolante e l'interesse non viene eliminato perché le banche continueranno a concedere crediti. Però non potranno più creare loro stesse il denaro richiesto. Con questo, se da un lato scarseggerà il carburante per gli investimenti speculativi, dall'altro verranno ridotti la pressione alla crescita e la distribuzione iniqua. La pressione alla crescita causata dal sistema monetario attuale ha anche conseguenze ambientali, perché un mercato in crescita consuma costantemente più energia e risorse naturali e produce sempre più rifiuti. Conosciamo tutti i danni ecologici. Non è solo l'avidità di alcuni attori a causare questi problemi, la pressione alla crescita è invece insita nel sistema. Un sistema di moneta intera non risolverebbe tutti i problemi ambientali, anche se fosse introdotto a livello mondiale, ma eliminerebbe la pressione monetaria alla crescita. È accertato che senza una riforma del sistema monetario non sarà possibile avere un'economia ecologicamente sostenibile. Per questo motivo ritengo che sia giunto il momento di agire. L'affermazione che la riforma sia un progetto socialista è erronea. Infatti, essa non intende statalizzare le banche. Queste potranno continuare a svolgere i loro compiti tradizionali di concessione dei crediti e di gestione patrimoniale e dei traffici dei pagamenti. Alle banche viene vietata unicamente la creazione di denaro che sarà di competenza esclusiva della Confederazione, ovvero della Banca Nazionale Svizzera. Tutti i gruppi politici possono approvare l'iniziativa, perché il privilegio delle banche di creare denaro è contrario sia al concetto di libero mercato sia a quello della parità dei diritti. I partiti conservatori possono approvarla perché produce una riduzione delle imposte e la diminuzione o l'estinzione del debito statale. Le associazioni di imprenditori dovrebbero sostenerla perché crea uguaglianza di competizione tra le banche e le altre imprese e tra le piccole e le grandi banche. I Verdi dovrebbero approvarla per le sue ripercussioni ambientali positive. Tutti possono sostenerla perché con la moneta intera lo Stato non sarà più ostaggio delle banche too big to fail. Il sistema monetario odierno è una delle cause principali degli attuali problemi sociali e ambientali, ma purtroppo non è quasi mai riconosciuto come tale. Con l'iniziativa Moneta Intera abbiamo anche una campagna informativa, primo passo verso la risoluzione di questi problemi. Invitando tutti gli elettori italofoni a voler sostenere questa iniziativa, vi ringrazio per la vostra attenzione.